Ciao amici Nike, ciao a tutti, buongiorno, eccomi qua col Mavic Mini, è qui pronto per fare la prova. Gli monteremo i pad Elite, che sono quelli che sono arrivati nella confezione. Proveremo quanto pesa il Mavic Mini e vedremo se rispetta la normativa ENAC sotto i 300 grammi. Sigla! Ok, siamo qui con Mavic Mini, apriamo la scatola, è qui. Eccolo qua, Mavic Mini, apriamolo in posizione, eccolo qua, l'abbiamo già fatto diversi video, li vedete qui, però lui così pesa 250 grammi, ecco qui il bollino registrato, tutto quanto, ma così com'è pesa 250 grammi, ma non è un drone inoffensivo, perché ovviamente non ha i pad eliche, quindi per l'articolo 12 del regolamento ENAC deve avere le protezioni, e quindi oggi monteremo le protezioni. Voglio dire, non sono certo piccole. Lo peseremo, vedremo quanto pesa e ci renderemo conto poi in un altro video come con le protezioni il Mavic Mini vola e come si comporta soprattutto quando c'è il vento forte. Quindi montiamo le protezioni del Mavic Mini. Ed ecco finalmente il nostro Mavic Mini pronto. A questo punto vediamo di pesare quanto pesa così. Amici di Nike, è il momento della verità. Accendiamo la nostra bilancia e pesiamo il nostro Mavic Mini. Ah, ed eccoci, una sorpresa, una mala sorpresa. Oh, colpo di scena. Ah, un attimo, forse leviamo questo. Dai, ditemi che va bene. Ok, la protezione del gimbal. Ok, Mavic, ci siamo. Perfettamente, siamo dentro la norma, eccoci qua. Spengiamo. Abbiamo visto, pesa 298 grammi, quindi perfettamente dentro la normativa ENAC, anche se lo registrate come ho fatto io. Lui per volare ed essere considerato non offensivo, per essere considerato come un drone che non è critico anche negli scenari critici, quindi che può volare vicino alle persone, sui centri abitati, vicino alle infrastrutture, deve volare in questa configurazione qui. Deve essere una configurazione in cui ha i pad eliche, altrimenti non è inoffensivo, altrimenti non può volare vicino alle persone. Rientra quindi in questa configurazione per 298 grammi, precisamente per 2 grammi sotto i 300 grammi, quindi nella normativa dei droni inoffensivi, fantastico. Senza i pad eliche rientra nei 250 grammi, quindi nella normativa, come abbiamo visto nei video precedenti, nella normativa che consente di poter volare senza la registrazione e senza l'attestato se si sta volando nel ricreativo, sempre nel ricreativo. Prova superata. Mavic Mini, come peso ci sei, non so come vola in questa configurazione, farò un video la prossima settimana e vediamo come questi pad eliche possano più o meno influire sul volo di questo drone, ma sono sicuro che DJI avrà fatto un ottimo lavoro. Note negative: chiaramente quando è così non possono essere piegate le braccia del drone e quindi in questa configurazione perde molto del suo fascino, però naturalmente i pad eliche sono necessari per la normativa, quindi mi raccomando non volate senza questi qui, altrimenti siete fuori regola, fondamentale questo aspetto. Per essere considerato inoffensivo deve avere i pad eliche montati. Abbiamo visto 298 grammi, perfettamente in norma. Vi metto qualche link in descrizione di pad eliche che non sono di DJI, che però possono andare benissimo per rimetterlo nella sua bella borsettina che DJI ci dà. Come facciamo a infilarlo dentro? Non si sa. Bisogna smontare tutto, insomma non è il massimo. Test superato, Mavic Mini, 298 grammi con i pad eliche, sei dentro la norma ENAC articolo 12. Puoi volare vicino alle persone se è considerato quindi inoffensivo. Mi raccomando, sempre registrarlo sul portale di Flight. Amici di DroneArc, è stato un video molto veloce, lo so, c'è però una sorpresa, vado a prenderla per voi. Eccolo qua, è appena arrivato, grazie Snaptain, me l'hanno spedito per fare un test, è il nuovo Snaptain SP500, faremo l'unboxing e il test la prossima settimana, oggi purtroppo non ce la faccio, devo finire un progetto, ma vedremo come si comporta. Iscrivetevi se volete al canale, attivate la campanellina qui sotto, vi ringrazio, siete 1400 iscritti quasi, no? 1360 mi sembra, vi ringrazio ancora, un abbraccio a tutti, alla prossima settimana, ciao da DroneArc!